Allora, siamo quest'anno alla quarta edizione del nostro campus sui linguaggi del cinema e dei media immersi nelle storie. Si tratta di un'autumn school dedicata proprio ai ragazzi, alle scuole in particolar modo, ma la nostra idea è anche quella di ricercare un legame con il territorio. Quindi per tutti i nostri eventi, tranne quelli specifici dedicati proprio al mondo della scuola, chiediamo davvero ai ragazzi di partecipare con le loro famiglie, con gli adulti, perché per noi questo legame, questo dialogo fra le generazioni è molto importante, anche ciò che la nostra associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna da quasi 10 anni porta avanti come discorso, un discorso non soltanto legato al mondo della scuola ma legato al mondo della cultura in generale, con le nostre rassegne di cinema, i nostri corsi, laboratori che appunto proporremo anche all'interno di questa nuova edizione. Un'edizione che è dedicata ai conflitti e infatti il nostro sottotitolo tematico di quest'anno è appunto Guerra e Pace. Abbiamo voluto scrivere Guerra con la G minuscola e pace emblematicamente con la P maiuscola, anche come messaggio di speranza, e davvero ce lo auguriamo per questo periodo difficile che stiamo vivendo. Vogliamo davvero ragionarne con i ragazzi e parlare di conflitti non soltanto nella dimensione geopolitica, quindi storica, delle piccole e grandi guerre che ormai si trovano anche molto vicino alle nostre case, quindi ci preoccupano tutti moltissimo, ma anche in una dimensione più sociale, interpersonale, quindi il conflitto che noi possiamo vivere in famiglia, che possiamo vivere a scuola, nel mondo del lavoro e nella nostra quotidianità. Ragioneremo sui conflitti attraverso tutta una serie di eventi. Ci saranno 2 eventi specifici, come dicevamo prima, dedicati alle scuole, quindi avremo il giovedì 13 mattina e il venerdì 14 mattina un incontro il giovedì con il regista Luigi Pan e l'attore Francesco Ferrante, che sono i protagonisti di questo film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2021 e che si intitola Un Mondo in Più, e che proporremo all'Associazione Cultura e Sviluppo il mercoledì sera 12 ottobre. E questo è il primo dei nostri eventi per tutti, ecco, quindi non soltanto dedicati al mondo della scuola. In collaborazione con l'Associazione Cultura e Sviluppo, mercoledì 12 avremo proprio il regista e l'attore, quindi protagonisti di questo film, all'interno del progetto Genitori, che è un'idea dell'Associazione Cultura e Sviluppo, a cui noi aderiamo ogni anno, e ci sarà questo cineforum con la proiezione del film e con la possibilità di parlare anche con i protagonisti del mondo del cinema e di parlare soprattutto di un film che ha raccontato la pandemia, vista attraverso lo sguardo di un ragazzo, che ha raccontato il bullismo, che ha raccontato tutta una serie anche di altri temi importanti che in qualche modo sono legati alla dimensione della giovinezza, dell'adolescenza. A me piace ricordare anche che c'è un collegamento fra questo cineforum, in cui nel film si fa riferimento alla figura di Pasolini, perché il protagonista del film, Diego, è un appassionato di fotografia, quindi di qualcosa che è legato alla dimensione del visivo, ed è un appassionato della figura di Pierpaolo Pasolini, di cui quest'anno ricorre il centenario. E mi piace ricordare che c'è anche un collegamento con l'evento, il secondo evento che noi dedichiamo all'intero territorio, che è quello che proponiamo giovedì 13 ottobre nel pomeriggio alla Biblioteca Civica di Alessandria dalle 17:30. Tutti i nostri incontri sono in ingresso libero, e avremo come ospite la professoressa Luciana Capitolo, che è una studiosa della figura di Pasolini nella sua totalità, che ci verrà a raccontare il suo libro Pasolini e l'ombra, che ci è piaciuto particolarmente e che siamo contenti di proporre, proprio perché racconta la figura di Pasolini come immersa appunto nella dimensione del conflitto e la interpreta e la analizza in chiave psicanalitica. Questi sono, diciamo, in generale gli eventi che noi proponiamo, naturalmente ringraziando tutti i nostri partner e ringraziando in particolar modo il Comune di Alessandria, la Biblioteca Civica Francesca Calvo, che davvero ci ha supportato e ha creduto in una collaborazione che speriamo possa essere di aiuto anche per ricordare l'importanza di un fondo che la biblioteca possiede dedicato al cinema e allo spettacolo, e che è particolarmente interessante e importante valorizzare. Poi naturalmente ringraziamo anche tutte le scuole che hanno aderito, il Saluzzo Plana, che insomma un po' è il nostro partner storico, ma anche le scuole che si sono aggiunte quest'anno, quindi l'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Alessandria e anche l'Istituto Comprensivo Galilei, in modo particolare il Conservatorio Vivaldi, che ci hanno dato la loro disponibilità e con i quali continueremo, speriamo, a lavorare anche nel corso dei prossimi mesi. E aggiungo solo una riflessione appunto sul significato di questo nostro lavoro sui conflitti,
che è un significato che va naturalmente a lavorare per un'educazione alla pace. Questo è un po' l'obiettivo di fondo di tutte queste iniziative, cioè quello di riflettere sui conflitti, capirne, diciamo, le varie sfaccettature, ma nello stesso tempo aprire uno sguardo alla soluzione dei conflitti e soprattutto anche alla capacità di stare nei conflitti in modo costruttivo. Questo lo vediamo molto, molto bene naturalmente con i ragazzi, nel senso che l'ottica è appunto quella del laboratorio e dunque dell'idea di ingaggiarli in lavori cooperativi, in incontri dove ciascuno può dire la propria senza appunto gestire la differenza in una maniera distruttiva o di difficoltà di comunicazione. Nello stesso tempo anche tutto il discorso appunto legato al libro di Pasolini e l'ombra ci dice comunque che la poesia, per esempio, è una vera soluzione, diciamo così, o comunque dà uno sguardo di soluzione o di espressione del conflitto, così come effettivamente questo grande scrittore italiano e artista italiano ha saputo fare, con grande dolore ma anche con grande capacità comunicativa. Dunque un po' l'insieme, diciamo così, di questa nostra iniziativa della Voce della Luna è proprio quella di parlare di conflitto, entrare nelle varie dimensioni, ma nello stesso tempo di lavorare appunto per la pace e di fare in modo che questo sia il modo migliore per poter arrivare a delle soluzioni appunto di pace e di solidarietà.